ritento, perché la mia missione è consegnare il tappino d'oro, far sapere ai ragazzi della casa cosa rischiano. Forza, forza! Ma noi non siamo attapirati. O forse... Lascia! Vai! Ironicamente, dicendo sarcasticamente. Porca puttana! Lascia! Scemo a chi? Altro tentativo! Decolla! Vai! Vai e colpisci! Vai, tapiro! Forza! Ragazzi! Comunque io li sento, c'è un casino. Ma ragazzi! Lo sento da lontano. Allora, tutti insieme diciamo lascialo. Allora, non lo vediamo ancora l'elicottero. Vai, no, lascialo. Vai. Lascialo. Ce l'abbiamo! È il nostro! Che non potevamo leggerlo! E noi siamo orgogliosi di questa cosa, magari ci stanno rendendo per il cielo! No, è bello! E vai! Missione compiuta! Il Gabibbo ce l'ha fatta dove tutti hanno fallito! Il tapiro è stato conseguito. Attenzione, atterraggio! Ecco, bene! Ed esulta finalmente Massimo Livi, bravissimo! Bravo, complimenti! Complimenti! 35 secondi! Oh, che naturalmente si avvicina con 25! A chi è che parla? La commissione? Fabio, no, Fabio, Fabio. Sta parlando e sta dicendo il... Intanto vediamo un replay sicuramente di questi momenti che naturalmente lui non ha potuto godere come noi perché era impegnato a guidare l'elicottero. Ecco, continua a commentare, intanto vediamo. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato in questa scommessa e niente, saluto a tutti quelli che mi conoscono. Tutti gli elicotteristi di Empoli. Tutti quelli che hanno questa passione. Oddio, bravo! Ecco, altre immagini straordinarie. Vedere, tra l'altro, vista così da vicino, in questo bellissimo primo piano, questo dettaglio, sta salendo intanto la rete, la salutiamo. Grazie per averci protetto. Sembra un elicottero grande con un bottiglione, com'era la situazione di prima che avevamo riproposto. Ecco qua, grazie alla rete di protezione. Oh, in un'annata televisiva come questa, un giramento di palle come questo non si era mai visto. Di tutti. Complimenti a anche Fabio sicuramente, ma tantissimo a Massimo Livi da Empoli. Bravo! Complimenti, brevemente. Auguri. Ok, prego. Grazie ancora. Io sono qua in salotto scommessa, anche qua festeggiano perché hanno tutti. La scommessa presentata da Massimo Livi è così piaciuta, è stata così televotata che il 2 di giugno su Rai 1, nel noto programma di Frizzi, parteciperai alla finale. Deve essere una grande soddisfazione, Massimo. Sì, una bella soddisfazione, non me lo sarei mai aspettato di arrivare in fondo. Già la prima volta è già stato tanto anche riuscire a fare la scommessa, a vincerla. E arrivare a questo punto in finale proprio non me lo sarei mai aspettato. Gli italiani, come dire, hanno votato questa scommessa come la più simpatica, la più originale fra quelle presentate. Sì, una cosa diversa dal solito, una cosa più particolare. Sicuramente tanti modellisti anche italiani mi hanno aiutato con i voti, sicuramente, perché è una cosa
diversa, più particolare, insomma. Senti, per la finale del prossimo 2 giugno che cosa conti di fare? Cioè sarà una prova un po' più difficile, presumo? Sì, sì, più o meno con la solita base di questa scommessa sarà o aumentato le bottiglie o diminuito il tempo per in modo di farla più difficile e poi si vedrà. Che vogliamo ricordare in due parole in cosa consista la prova? Sì, praticamente sono 6 bottiglie di birra con i tappa a corona da stappare con un apribottiglia attaccato sotto all'elicottero. In un tempo la prima scommessa venne fatta con 5 minuti e adesso non so, proveremo con 4, si vedrà. Comunque sì, io sono già contento così. Massimo Livi sarà assistito anche stavolta dal fratello Fabio, il quale è anche impegnatissimo, come del resto Massimo, nei campionati italiani di elicotteri radiocomandati. Sappiamo che fai parte della nazionale italiana, c'è una prossima prova a Modena, la seconda per il tricolore, tutto in vista di Indianapolis. Sì, quest'anno partecipiamo ai campionati mondiali a Indianapolis e per me è già il quinto campionato del mondo che partecipo. E fa parte della squadra azzurra italiana e la squadra è composta da 3 piloti in cui si è prestata anche mio fratello. Quest'anno, con il fatto di scommettiamo, ho dovuto allenarsi a fare il barista e allora ha perso un po' di tempo, però spero che riesca a entrare anche lui in squadra. Meglio vincere il campionato italiano o vincere a scommettiamo? Che vincere a scommettiamo. In onda sabato scorso scommettiamo che su Rai 1 vede che la domanda veniva a fagiolo, avrebbe sollevato più di un sospetto dai nostri telespettatori. Vediamo di che si tratta, perché è una cosa tu non hai visto. Sollevato un sospetto dai nostri telespettatori? Sì, sì, ce sì, l'avevano addosso. No, scusa. Nei nostri telespettatori. Per i nostri? È che nei, pei, per voi, per noi, per chi vi pare. Per tutti, per... Attenzione, il baldo Fabrizio Frizzi spiega in cosa consiste la scommessa. Massimo Livi scommette che con il suo elicottero, volando dentro il nostro teatro, riuscirà a stappare sempre in volo le 6 bottiglie di birra in un tempo massimo di 5 minuti. Ecco infatti l'elicottero con il cavatappi montato sulla parte anteriore che si appresta alla non facile impresa, anche perché, come spiega Frizzi, i tappi sono piuttosto tenaci. Quelli che usiamo giornalmente, con il classico tappo a corona, quello che è tosto da togliere, bisogna fare forza e lo sappiamo bene, insomma, ma questo tappo ce l'hanno anche le bottiglie d'acqua minerale. L'elicottero si alza in volo e nei 5 minuti concessi i tappi, uno dietro l'altro, saltano via dalle bottiglie. Queste immagini hanno insospettito molti telespettatori, secondo i quali l'elicottero telecomandato è riuscito nel suo intento in maniera troppo facile, come se i tappi opponessero pochissima resistenza, cioè come se fossero stati semplicemente appoggiati al collo, ma non stretti come quelli che troviamo normalmente nelle bottiglie di birra in commercio. Attenzione, eccolo, e salta! Un altro tappo che salta, l'ultimo! Oi, oi, oi. Ecco, l'ha preso, 13, 12, 11, e ce la fa! A scommessa vinta viene mandato in onda un replay con un primo piano delle bottiglie. In particolare osservate la seconda bottiglia. Secondo i nostri segnalatori quel tappo sembra proprio bello larghino, anzi addirittura sollevato sulla parte destra. Che ne pensate? Le immagini sono queste, noi ve le abbiamo fatte vedere, adesso giudicate voi.
Anche con la moviola, anche con la moviola frizzolone. Oh. Punto da essere inclusa fra quelle che prenderanno parte il 2 giugno alla finalissima. L'allusione è alla curiosa esibizione di Massimo Livi, che prenderà parte, con la collaborazione del fratello Fabio, alla puntata conclusiva di Scommettiamo Che, il programma che Fabrizio Frizzi conduce su Rai 1. Massimo e Fabio, che abbiamo intervistato stamani, fanno parte del GAE, il gruppo aereo modellistico empolese. La scommessa presentata da Massimo Livi è così piaciuta, è stata così televotata, che il 2 di giugno su Rai 1, nel noto programma di Frizzi, parteciperai alla finale. Deve essere una grande soddisfazione, Massimo. Sì, 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 una bella soddisfazione, non me lo sarei mai aspettato di arrivare in fondo. Già la prima volta è già stato tanto, anche riuscire a fare la scommessa, a vincerla. E arrivare a questo punto in finale proprio non me lo sarei mai aspettato. Gli italiani, come dire, hanno votato questa scommessa come la più simpatica, la più originale fra quelle presentate. Sì, una cosa diversa dal solito, una cosa più particolare. Sicuramente tanti modellisti anche italiani mi hanno aiutato con i voti, sicuramente, perché è una cosa diversa, più particolare, insomma. Senti, per la finale del prossimo 2 giugno che cosa conti di fare? Cioè, sarà una prova un po' più difficile, presumo? Sì, sì, più o meno con la solita base di questa scommessa sarà o aumentato le bottiglie o diminuito il tempo in modo di farla più difficile e poi si vedrà. Che vogliamo ricordare in due parole in cosa consista la prova? Sì, praticamente sono 6 bottiglie di birra con i tappa a corona da stappare con un apribottiglia attaccato sotto all'elicottero. In un tempo la prima scommessa venne fatta con 5 minuti e adesso, non so, proveremo con 4, si vedrà. Comunque sì, io sono già contento così. Massimo Livi sarà assistito anche stavolta dal fratello Fabio, il quale è anche impegnatissimo, come del resto Massimo, nei campionati italiani di elicotteri radiocomandati. Sappiamo che fai parte della nazionale italiana, c'è una prossima prova a Modena, la seconda per il tricolore, tutto in vista di Indianapolis. Sì, quest'anno partecipiamo ai campionati mondiali a Indianapolis e per me è già il quinto campionato del mondo che partecipo. E fa parte della squadra azzurra italiana e la squadra è composta da 3 piloti. 3 piloti in cui si è prestato anche mio fratello, e quest'anno, con il fatto di scommettiamo, ho dovuto allenarsi a fare il barrista e allora ha perso un po' di tempo, però spero che riesca a entrare anche lui in squadra. Meglio vincere il campionato italiano o vincere a scommettiamo che? Vincere a scommettiamo. Ci aspettano le pagine dello